Ciao a tutte ragazze e bentornate in un nuovo video. Oggi video extra per quanto riguarda l'ordine che ho fatto da Passione Unghie. Vi faccio vedere cosa ho preso di nuovo. In realtà ne ho presa solo una e il resto era tutta merce che mi serviva in particolare. Allora, vi faccio vedere subito le cosine che ho preso di scorta, che sono i miei buffer preferiti. In questo caso io questi qua li vado sempre a smussare prima di utilizzarli perché sono un po' taglienti e ho preso questa confezione da 10. Poi abbiamo il mio classico. Ah, mi sa che ho preso anche un'altra novità. Ho preso il classicissimo Aqua Gloss. Eccolo qui, è cambiata anche la confezione. Ecco qui, adesso è tutto nero, prima invece avevamo l'adesivo fucsia. Mettiamo di nuovo all'interno. Ah, ho preso, la punta. Ho trovato questa punta sul sito che onestamente non avevo mai visto, credo sia una novità. È questa qui, la più 31. Ve la apro e ve la mostro. Questa qui ovviamente la utilizzerò per le cuticole un po' più attaccate alla lamina, quindi andrò a fare questo lavoro qui. Non l'ho mai provata, quindi sono veramente molto curiosa. In realtà ne stavo cercando una molto simile. Questa qui ovviamente è di grana media ed è diamantata. Quindi va bene per pellicine o unghia naturale. L'importante è non utilizzarla a giri troppo alti e non andare a scavare troppo. Poi andiamo avanti con l'omaggino. Ah, intanto volevo ringraziare Nancy per aver impacchettato. Quindi ciao Nancy, so che non guarderai mai questo video, ma va bene. Omaggino, ah, bellissimi, molto molto belli. Guardate. Sono dei glitterini molto sottili con all'interno della polverina lilla che ovviamente dalla fotocamera sembrano tutti bianchi, ma in realtà c'è qualcosa di... Ecco qua, guardate, c'è un po' di viola, molto molto carini, belli, mi piacciono, sono tipo effetto zucchero, quindi credo che li andrò a utilizzare proprio per l'effetto zucchero. Ma ora andiamo avanti a farvi vedere l'ultima novità che onestamente è anche la più succulenta. Che è appunto, scusatemi, ecco qua, la Luna Park Gel Polish Glitter Collection. Quindi all'interno di questa scatola c'è innanzitutto un regalo, guardate quanto è bella, è veramente carina, mi piace un sacco, poi c'è anche la ruota panoramica, io sono una fan di Londra e le ruote panoramiche mi piacciono tantissimo, io quando vedo una ruota panoramica mi flasho. Vi faccio vedere cosa c'è all'interno. All'interno troviamo questa pochette da portare anche a mare, molto molto bella, e di questo fucsia fluo veramente chic secondo me, molto bella. Ve la apro, qui abbiamo anche la cernierina con il logo Passione Unghie, molto funzionale. L'odorino, vabbè, poi andrà via col tempo e all'interno troviamo tre kit di polveri. Sì, e poi c'è la nuova collezione dei semi permanenti che appunto si chiama Luna Park. Adesso vado ad aprire il tutto e ve li mostro nel dettaglio. Ok, questa qui è la pochettina una volta tolte le cosine all'interno. C'era anche questo cartone che conteneva appunto incastrate tutte le polveri e i colori in modo da non disperderli. E niente, adesso vi faccio vedere appunto i tre kit che sono queste polveri abbinati appunto ai colori che della nuova collezione. Quindi adesso uno per uno ve li faccio vedere. Allora, i primi che vi vado a mostrare sono il giallo e il viola, perché questi due erano nella stessa confezione. Ogni polverina è stata abbinata al colore, quindi li vedremo insieme. Ora, come prima, andiamo a vedere il giallo e lo andiamo a stendere insieme. Allora, a parte la coprenza di questo giallo, la stesura che a primo impatto è wow, perfetto. Cioè, già anche una sola passata è stupendo. Che dire? Sono stupefatta. Bellissimo, veramente bello. Vado in lampada. Ho trovato un top coat di Born Pretty. Vi faccio vedere la stesura della polvere. Vado a prendere la mia tip.
Vado ad applicare la mia polvere. Spero che questo sigillante sia senza dispersione perché è la prima volta che lo utilizzo, quindi ricordatevi che ogni volta che andate a utilizzare dovete fare un effetto zucchero, dovete sempre, sempre prendere in considerazione di utilizzare il classico top coat senza dispersione. Ora andiamo a prendere il prodotto e lo vado a buttare su. In questo modo. Ora la mia palettina è un po' piccolina, però ci sta. Ricordatevi, su unghia naturale, quando andate a fare l'effetto zucchero, dovete riempire totalmente l'unghia, mi raccomando. Dovete sigillare bene e andare a mettere la polvere in tutte le zone. Ora vado in lampada a 60 secondi e vi faccio vedere la stesura degli altri colori. Allora, intanto vi mostro i primi due. Sono, allora, la polvere è fluo, non è brillantissima, rimane questo effetto opaco, ma in realtà insieme sono veramente carini. Guardate, questa qui è la coppia, diciamo, glitter con fluo con il colore giallo, che non vi ho detto come si chiama, è SP250 Roller Coaster. Quindi questo qui. Ora andiamo avanti, vi faccio vedere il viola. Eccolo qua, si chiama Circus ed è l'SP253. Andiamo a stenderlo insieme. La polvere ve la faccio vedere direttamente stesa, l'importante è che avete capito come andarla ad applicare. Guardate che bello, wow, bellissimo davvero. Wow, questo sarà uno dei colori, a mio avviso, che andrà di più, ne sono convinta, molto convinta. Lo stendiamo bene. Molto coprente. Una cosa che non vi ho detto è che il giallo fluo di prima non è fluo, cioè il giallo di prima non è fluo, ma bensì solo la polvere. Ora andremo a vedere se invece questo fucsia, questo rosa fucsia sarà fluo. Vado a fare anche la seconda stesura e poi ve lo faccio vedere abbinato alla polvere. Ok, sono andata a stendere anche il fucsia, in questo caso nessuno dei due è fluo, comunque si accende in lampada, infatti in lampada erano rimasti totalmente uguali, la polvere in questione è questa qui e ora ve la faccio vedere stesa. Ovviamente sempre base senza dispersione, quindi sigillante e poi in abbinato. Il colore che si chiama Circus ed è l'SP253. Molto molto carino, ci piace. Ora andiamo avanti, vi faccio vedere verde e arancio. Partiamo dal verde che è l'SP254 e si chiama Carousel, non lo so, Carousel credo si dica così. Andiamo a vedere com'è all'interno, eccolo qua, molto bello, molto molto carino. Lo andiamo a stendere, poi in abbinato ci mettiamo anche i glitterini, la polverina, insomma. Adesso lo stendiamo. Ok, già la prima passata è veramente molto coprente. Io ora vado a farne la seconda, vado a stendere anche il glitterino e ve lo faccio vedere. Sono andata a stendere i due prodottini. La polvere è una polvere fluo, mentre il colore no, super coprente. Le polveri ovviamente rimangono un po' opache. Vi faccio vedere bene com'è nella confezioncina. Molto belle questi due insieme, mi piacciono. E andiamo avanti, vi faccio vedere l'arancio. Passiamo all'arancio, eccolo qua. L'arancio si chiama
Chupa Chups, eccolo qui, è dell'SP251. Lo andiamo a stendere insieme. Io in realtà, ecco qui, ho già steso anche tutte le altre polveri in modo da essere già preparata. Ok. Guardate quanto è coprente questo colore. Mi piace proprio. Ma guardate già la prima passata quanto è soddisfacente, autolivellante. Devo dire che la qualità è davvero davvero migliorata. Eccolo qua, vado in lampada, faccio la seconda passata, poi vi faccio vedere sia la polvere che il colore insieme. Ecco qua, così si vedono molto meglio. Vi faccio vedere i glitterini da vicino. Guardate, sono molto belli. Qui sembrano un po' rossi, se non sbaglio, ma in realtà sono molto arancioni, sono molto belli. Un attimo che vi dico se... Allora, sì, la polvere in questo caso è fluo, quindi bella, mi piace. Mi piacciono anche insieme questi due colori. Ora passo all'azzurro e ci vediamo tra un po'. Eccolo qua, SP255, si chiama Rodeo. Eccolo qua, spero sia un bellissimo blu. Vediamo un po'. Eccolo qua, è un azzurro, è un bell'azzurro. Se si nota, adesso lo andiamo a stendere insieme. Eccolo qua. Bello, anche lui molto coprente, già quasi totalmente alla prima passata. Io ovviamente ne farò due e poi successivamente vi faccio vedere sia la polvere che il colore vicini. Eccolo qua. Vedete, già coprente. E ora vado a fare la seconda passata. Ecco qui l'azzurro, si chiama appunto Rodeo. Vi faccio vedere da vicino i glitterini, o meglio la polvere. Non sono glitter perché non sono brillantinati, ma sono diciamo satinati, effetto quasi opaco, però sono veramente belli, mi piacciono questi due insieme. Adesso passiamo all'ultimo colore e poi vi faccio vedere tutto nell'insieme. SP252 confetti. Andiamo a vedere insieme, io non l'ho ancora aperto. Tutti i colori li abbiamo visti in anteprima, quindi guardate che bello. No, questo qui è spettacolare davvero, mi piace un botto. Ora andiamo a vedere anche insieme alla sua polvere come ci sta, insomma. Andiamola a stendere insieme. Ok, molto bello, molto molto bello. Ovviamente c'è un pelucchio. Ok. Anche lui ne ho preso poco, però si stende veramente bene. Autolivellante. Ora poi vedremo su unghia naturale, però vedete, si è praticamente autolivellato da solo, coprente. Sicuramente avrà bisogno di una seconda stesura per essere completamente coprente. Ora vado a fare la seconda passata e vi faccio vedere poi il tutto anche con i glitterini. Ok, eccoci qua, gli ultimi due sono il fucsia, questo bellissimo confetti che è un rosa scuro e la sua combo di polvere. Sono molto carini anche questi insieme. E niente, adesso vi faccio una mia review veloce, così. Allora, tutte le polveri sono sicuramente fluo. Una piccola nota, vabbè, diciamo che sono anche al tatto molto sottili, quindi non sono nemmeno fastidiose una volta poi applicate sulle unghie, perché come sapete i glitter molto spessi oppure dei glitter di quelli che comunque si sentono al tatto danno fastidio, mentre questi sono molto sottili e quasi impercettibili. Ovviamente fanno la loro figura, sono tutti fluo, a parte questo viola. Questo viola diciamo che potrebbe essere il fluo, come no, ma non si percepisce tantissimo.
ma sono tutti bellissimi. Mi piacciono uno più bello dell'altro. L'unica pecca è che perdono davvero tanto prodotto. Infatti, come vedete, sto in continuazione a pulire il tavolo, la postazione, insomma, perché ne perdono veramente tanti. Però va bene, niente, è solo una piccola, diciamo, una piccola nota negativa, però effettivamente pagando il prodotto vorremmo anche che rimanga più a lungo possibile. Vi faccio vedere di nuovo la carrellata dei colori. Eccoli qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eccoli qua. Sono bellissimi anche loro, sicuramente molto coprenti anche alla prima passata, alla prima stesura. Ovviamente per accentuarne il colore è meglio sempre applicarne due. E niente, questi sono stati i miei acquisti, anche se pochi, sono stati abbastanza consistenti. Mi sono contentissima della collezione, mi piace molto, a parte qualche nota, ma ve l'avevo già detto. Spero di nuovo vi ripeto, spero di farveli vedere al più presto. Fatemi sapere giù nell'info box se anche voi avete acquistato questo kit. Se vi è piaciuto, se l'avete già steso, utilizzato, niente, a me ovviamente arrivano sempre dopo 48 ore, quindi è un po' difficile mostrarveli in fretta perché sono del sud, quindi ci mette sempre un pochettino di più. E niente ragazze, io spero che il video vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, lasciatemi un commentino e un like se vi fa piacere, venite a seguirmi su Instagram perché lì pubblico tantissimi contenuti interessanti e interagiamo un pochettino di più, sono anche molto più presente a rispondere alle vostre domande e alle vostre esigenze. Io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!